dovrebbe essere in sala d'attesa il mio ospite di questa sera. Buonasera Andrea, ciao. Ti trovo un po' cambiato. Ma non sai quanto aspettavo questo momento. Allora. Sai, il tempo, la quarantena, i pensieri della quarantena. Beh, guarda, oggi tra l'altro è un giorno speciale per i nostri parrucchieri viventi, perché mai come oggi sono resuscitati dai loro sepolcri finalmente dopo più di 60 giorni. No, che c'è un momento drammatico, no? In cui lei, no, decide così bruscamente, no, di fare questo taglio. E il parrucchiere è perplesso e dice: come tagliamo questi capelli? Non è possibile, poi per l'epoca naturalmente, no? E il parrucchiere è stressatissimo. Il parrucchiere è super teso, no? È più teso di lei, naturalmente. È un momento un po', cioè, significativo sia per il cinema, perché lo rappresenta, e sia anche il salone, perché è il salone nel cinema, quindi si racconta un mestiere nel mestiere. Poi penso che oggi rappresenti molto bene i nostri amici che erano veramente emozionati. Cioè, io ho visto tanti messaggi sui social di persone di esperienza con dei saloni molto consolidati che dicevano: mi sento emozionato come 25 anni fa quando ho aperto la Saracinesca nel mio primo saloncino. Quindi è bello, questo mestiere emoziona tanto. È bello, sì. Ora, a parte, insomma, che chiaramente che questo stop ha avuto assolutamente il lato negativo economico, però nello stesso tempo è come un rinascere, no? Anche cercando chiaramente i punti positivi nel dramma, però è rinascere. Quindi anch'io oggi ho dato un'occhiata, no? Girando un po'. Io sono qui, sono a Livorno, in questo momento sono al mio studio. Anzi, benvenuti, benvenuto Andrea. Grazie mille. Io vi confesso che un giro nel suo studio virtuale lo faccio. E te lo faccio fare. E poi, adesso voglio, perché siamo partiti forte e so che quest'ora ci volerà via in un secondo, però esatto. Voglio anche presentarti in maniera adeguata, perché tu sei un po' fuori dal mainstream. Io sono uno di quei matti che sta seduto al cinema fino a vedere l'ultima riga per vedere chi è il parrucchiere, anche nei cartoni animati, eh? Quindi Beh, per l'amore, per l'amore. questo mi fa onore, mi fa proprio, te ne sono grato. A nome non solo dei parrucchieri, ma di tutto di tutta la troupe, di tutte le persone che lavorano. Allora, i nostri amici che hanno questo salone adesso oggi saranno stanchi morti, però si sentono anche un po' importanti, perché hanno avuto la dimostrazione di esserlo, no? Non sanno che questi artisti che lavorano dietro al cinema sono quelli del parrucco, vero? Ahimè, parrucco, sì. Sono quelli del parrucco proprio. E poi mi viene, sì, proprio il romano, perché di solito Cinecittà si consuma questa cosa. Al di là, no? di dove sia nata questa parola, comunque sì, si consuma a Roma, chiaramente. Poi, ecco, il parrucco, se uno dice parrucco, rimango un po' parrucco, lo sento più familiare, ecco. Perché, insomma, ci certo. Sono un po', ci sono nato, perché in realtà, insomma, la mia storia cinematografica, la mia carriera cinematografica nasce proprio da Roma. Beh, allora, fammi ripercorrere un secondo chi sei tu, perché ci sono degli amici che sono arrivati, che saluto tutti, ciao Patti, ciao Anna, tanti, tanti carissimi. Allora, il signor Massimo Gattabrusi, che qui vedete, Herr Parrucco, commenta Monica, Herr Parrucco. Ha questo curriculum molto importante, però parte molto giovane da Livorno, il livornese ad hoc, nel teatro, no? Esattamente, esattamente. Diciamo che sì, proprio dal teatro, dai teatri toscani, quindi dal Teatro Verdi di Gran Pisa, Guardia. Gran Guardia di Livorno, al Teatro Puccini, Torre del Lago, dove c'è il Festival Pucciniano ogni estate. Esatto. Beh, qui vedo scorrere l'Insicamp, che appartiene a poco tempo fa, questo incontro, in realtà.
è che è importantissimo per la mia vita e anche per il mio spirito artistico, spirito di vita proprio, perché Lindsey Kemp ha lasciato un segno indelebile con la sua arte, col suo teatro, la sua danza. E aver avuto l'opportunità di conoscerlo e collaborarci insieme è stato un sogno, un Bello. regalo, direi. E poi tu, tra l'altro so che tu, insomma, hai una famiglia che è coinvolta in quest'arte, perché anche tua sorella Paola, se non sbaglio, è un po' il Esatto. tuo partner in crime, no? Esatto. Con Paola abbiamo collaborato in più lavori, da più recenti che sono Moschettieri, a quello di un po' di tempo fa che era La prima cosa bella, per di più ho girato qua a Livorno, diciamo a Ah, casa. bello. E quindi. È un feeling artistico, no, non tanto solo per il sangue, ma proprio per una visione artistica che abbiamo e di vita, di questo lavoro. Dal teatro, dall'opera lirica, e con quanta complicazione c'è il lavoro dell'opera lirica, è terrificante, cioè un impianto scenico enorme. Ma E tu? sì. Poi tu ti avvicini al cinema e mi pare che il vero colpo che ti porta sulla giusta carreggiata sia l'incontro con Pedro Almodóvar, e il tuo grande esordio proprio sul grande palcoscenico Volver. Indiscutibilmente, sì. Ma come Sì, succede? Cioè che beh, improvvisamente un guarda. ragazzo del teatro passa a El Parrucco? Guarda, no, prima chiaramente di incontrare Almodóvar, che c'è stato un percorso che ho affrontato a Roma, abbastanza lungo, tortuoso, perché comunque Roma, è la capitale del cinema italiano. E come si può immaginare, diciamo, almeno ancora negli anni 90, molti operatori tecnici e parrucchieri venivano, diciamo, da delle famiglie, dalle persone che vivevano a Roma. Quindi qualsiasi persona esterna che si presentava era sempre con un punto interrogativo, no? Vero. Ti guardavano sempre con un certo aspetto dubbioso, sarà capace, no? Questo vero. Ma tra l'altro è una tribù molto ristretta, cioè chi lavora nel cinema, noi ci siamo avvicinati ai tempi con Alterna al cinema perché qualche attrice ci aveva richiesto il prodotto, poi qualcuno di voi, poi anche voi italiani, grandi, veramente grandi artisti del parrucco, alcuni li conosciamo bene, insomma ci siamo avvicinati in questo modo, no? Col prodotto. Però è veramente una tribù ristretta, cioè mi viene in mente anche quelli che producono le parrucche, sono pochi, sono due, quanti sono in Italia? Sono due, cos'è? Esatto. Audello, Rocchetti. No, no, ce ne sono di più, ce ne sono di più. Non le sto a commentare tutti perché potrei, anche in questo potrei, come si può dire, no, vi sto parlando di cinema, vorrei rendere anche un po' di, mostrare un po' anche la dinamica del mio lavoro, no? Che cambia a seconda anche degli argomenti, delle emozioni che presentiamo. Quindi, ci sono, diciamo che i più conosciuti anche storicamente sono Audello, Rocchetti, Audello ha più su, diciamo, un panorama teatrale, Rocchetti cinematografico. Se Audello, una volta sono entrato in questa cattedrale, in questo anche in un palazzo vecchio palazzo a Torino, mi hanno portato con il titolare nei loro proprio meandri più incredibili, mi hanno messo in testa non so quante parrucche, mi sono fatto delle foto spettacolari, io ho una collezione di foto con parrucche che non ci siamo, un po' che non ci frequentiamo. Questa collezione che hai fatto è una cosa interessante. Ora, te mi dici, no, diciamo, è divertente, ok, è divertente, però nello stesso tempo, specialmente noi con i capelli corti, come Molto corto. ci definiamo, molto corti, non è che abbiamo così tante possibilità di fare
troppe scruzioni, no? Di differenti identità, di differenti linguaggi che possiamo esprimere. Quindi la parrucca, in questo caso, è un elemento importante, è un elemento che ci consente, ma non solo a noi. Ora io prendo d'esempio noi, perché giusto ci stiamo dialogando di questo, ma per tutti, per chiunque, anche per chi ha sempre avuto i capelli lunghi e non si è mai visto con i capelli corti. Oppure proprio il genere di capello, il genere il tipo di capello, il colore, la lunghezza, no? Il capello ha una sua forza sciamanica, ha una sua potenza che trascende dentro di noi. Quindi al momento che noi indossiamo, se possiamo dire così, una capigliatura diversa, tira fuori da noi cose piccole, fa luci in piccoli angoli dentro di noi che non ci saremmo mai aspettato. Infatti, questa Beh, esperienza che mi racconti è molto curiosa. ma mi hanno messo in testa una parrucca del Bolshoi che era una cosa meravigliosa. Mi mancava soltanto di saltare da una parte all'altra, ti assicuro, e fare dei volteggi. Però capisco quello che vuoi dire. Poi chi più di te può dire questa cosa, che tu con uno strumento, con le tue mani, riesci a trasformare e dare vita a personaggi totalmente differenti, a trasformare. Esatto. Adesso poi io ho citato Volver, che è un po' Aia. la tua musa, lei, no? No, lo è totalmente la mia musa. Cioè, non è totalmente la mia musa, però la musa è semmai di Almodóvar. Beh, però tu l'hai trasformata in una maniera straordinaria, Me è credibile, stato bellissima. un incontro, per esempio, tutti i lavori che ho potuto affrontare con lei, e mi ha dato la possibilità veramente di fare un viaggio proprio in qualsiasi direzione, carattere, perché lei comunque, Penelope, piace trovare nuove identità, no? Ogni personaggio ha la sua identità e i capelli hanno la sua fondamentale importanza. Beh, ma lei si è Sì. messa poi molto alla prova perché lei è molto caratterizzata, latina, con questi lineamenti, no? Lei però si è trasformata tanto, cioè ha avuto anche, cioè, una versatilità importante, tu sei una grande parte di questa versatilità. Sì. E questo nasce anche perché c'è un feeling, perché è importante avere un feeling, come in salone si può avere un feeling, no, con la cliente, purtroppo non è possibile averlo con tutti, con tutte le persone, però in questo caso che io racconto con Penelope ho un feeling proprio di una ricerca, perché quando parte il processo, no, della creazione del personaggio, la maggior parte delle volte si parte dai capelli, ma quello non solo il parrucchiere, a volte anche l'attore stesso. Cioè ha bisogno di identificarsi Escobar, ha bisogno di identificarsi in un personaggio e l'identità prende luce molto, precisamente dai capelli, sì. Senti, ma tu hai fatto delle cose bellissime anche in Italia, naturalmente, anche molto importanti. Hai, credo, 4 nomination al Davide, può essere? E poi molti Può premi importanti che essere, andiamo anche a vedere. sì. Però io volevo sapere, a un certo punto parti c'è il sogno hollywoodiano, no? Cioè, come cambia? La produzione hollywoodiana è tanto diversa dalla produzione di Cinecittà? Beh, sì, sono strutture completamente, cioè, diverse, sono strutture totalmente diverse perché l'industria cinematografica americana è molto più sofisticata e sorregge un numero di persone che lo fa e comunque ha delle regole ben definite e molto rigide sia sul lavoro che. Infatti, quando io sono partito in primis per Miami per girare una parte dell'omicidio di American Crime Story, e la seconda negli studi della Fox a Los Angeles,
Ero un po' preoccupato, mi ha detto, ancora, mi ritrovo di fronte a una troupe magari, come si può dire, seria, marciante, che pretende, che mi guarda e che mi giudica. Invece è stata un'esperienza meravigliosa, perché sono, almeno quelle persone che ho incontrato io, sono di una... di un entusiasmo sul lavoro, di una partecipazione, data in parte anche da come si vengono composte le troupe, no? Nel senso che questo lavoro si fa con gli esseri umani, Certo. umano, quindi No. So, prego, io prego. ho messo naturalmente come dire, ho vinto la Coppa del Mondo, io ti ho messo il tuo Emmy Award, che penso che sia il momento più straordinario. Adesso non so se è stato il tuo più emozionante, però voglio dire, è un po' come alzare Beh, la Coppa sì. del Mondo, no? C'è l'Oscar, Sì. c'è l'Oscar, c'è l'Emmy Award, e poi ci sono degli altri premi, tra l'altro tu li hai anche vinti, però deve essere stata una roba pazzesca, no? Per questa... Caduto Ma... in totale confusione, te lo dico. Dai ricordi, caduto tutto. Senti, ma prima di arrivare alla celebrazione, no? Parlami di Sì. questa trasformazione, cioè del lavoro fatto a Miami. Naturalmente stiamo parlando di Killing Versace, che è stato pluripremiato, poi disegnato come una bomboniera per vincere, cioè... grandissimo cast, grande idea, la moda italiana, è già passato il tempo sufficiente per non creare la polemica. E tutto quel bello, quel mondo, poi girato nella location originale, no? Quindi, come hai fatto a trasformare Penelope Cruz in Donatella Versace? Accidenti. Beh, come abbiamo fatto in questo caso, perché diciamo che molta parte di questo lo prende chiaramente la stessa attrice, lo prende Penelope, perché è la creazione di un personaggio ben definito come iconico, che come Donatella Versace, anche se si parla comunque degli anni 80 e 90, quindi non si parla di un'immagine né attuale né di 20 anni La fa, gente non quindi se la era ricordava ancora neanche forse come era ai tempi, cioè come l'hai riprodotta esatto. tu. Erano passati anche anni. E diciamo che, comunque, anche se più giovane, diciamo, la somiglianza fra Penelope e Donatella non è così vicina. Allora c'è stato, diciamo, comunque tramite prove di colore, prove di anche il minimo colore, capito? Partendo dal dorato, arrivando al platino, alla tipologia del capello, quindi un capello che deve essere sì bello, ma non troppo, perché comunque Molto decolorato, erano truccato. artefatti i capelli, erano molto Certo. artefatti. E era praticamente stato un trasporre l'immagine di Penelope con quella di Donatella, e abbiamo trovato un compromesso nella somiglianza e nel personaggio, perché comunque noi facciamo cinema, raccontiamo, sì, è vero, sono fatti di cronaca, ma sono riinterpretazioni anche, quindi Certo. si cerca di portare un passeggero, il pubblico in un viaggio. Questo non importa se c'è, a meno che non ci sia diciamo, un film documentario dove si cerca una ricostruzione, ma quello poco importa se Sì, l'attrice già dà quello che. allora, io ero molto curioso e poi guardandola questa serie, inizialmente quasi fai fatica a mettere la faccia di Penelope Cruz nel personaggio e poi dopo un po' diventa lei. Esatto. E senti, com'è stata l'emozione del proprio The Winner Is? Dai, che deve essere una roba che tutti ce la dicono, sai, The Winner The Is? winner is, beh, in realtà, the winner is. Aiuto. Aspetta che ho perso un orecchio, come la Donatella. Aspetta. Oh, Ecco. santo cielo. The winner is. Ah, ma la cosa buffa che a me mi è No, tu capitato più di una dovevi andare a volta, prendere il premio così, comunque. ma io vorrei indossare tutti i giorni una parrucca diversa, ma non sai che leggerezza, non sai che libertà acquisti. Guarda, io
Ti devo dire che questa operazione che faccio delle parrucche mentre parlo con te, spero di non essere maleducato, Ma però scherzo. la faccio perché per due motivi. Uno mio personale che come dire, mi rompe un po' il ghiaccio perché io sono molto timido, e il secondo è anche per dare una dimostrazione, visto le parrucche, no, io me la metto, dopo un po' si assorbe È veramente. e divento qualche cos'altro, diciamo, non proprio qualchedun altro, hai detto qualche cos'altro. Qui sei un po' Paolo Enzo Turci, però te lo dico. Sì, me l'hanno già detto. un po' Legolas, un po' Paolo Enzo Turci. Ecco, il secondo mi piace di più, senza togliere a niente al primo. E dicevi, no, al momento che c'è la premiazione, che elencano i cinque o quelli che sono i nominati. C'è cioè una tensione che praticamente a me mi azzera qualsiasi ragione. Quindi, sono arrivato tutte e due le volte al momento dove è stato chiamato il vincitore e non l'ho sentito, non l'ho No. capito. E mi hanno dovuto dire, hai vinto. Quindi tutte le volte questa emozione. Trafelato su un palco con migliaia di persone che. Ma la cosa più divertente, se posso condividerla, è quello che succede dopo. Perché una volta che sei arrivato sul palco, se ringrazi bene, se non ringrazi o meno, poi dopo il palco esci con questo premio che io non mi sarei mai immaginato, naturalmente, e lo guardi, non sai neanche se c'hai le lacrime, se piangi o no. E inizi un percorso dietro le quinte dove ci sono varie soste di cui fai le fotografie, fai le interviste, è infinito, che arrivi lì in una maniera così trafelata e così confusa, felicemente confusa. E quello è molto, diciamo che è una. Si sente ancora? Ecco, guarda, mi sono avvicinato perché sono allo studio. Infatti, guarda, già che ci sono. Mi Oh, grazie, presento facci fare una il mio giratina. studio, ecco, fare una giratina qui, già che si parlava di Emmy Award e ce l'ho, lo mostro per condividerlo. Wow. E vicino c'è il Lola, che è il premio Adesso ne dell'Accademia. parliamo, ne parliamo. Sì, e questo qui è tutto un armadio pieno di parrucche, di capelli, di pezzi di capelli. Con cui mi diverto. Questa è una story un board dove diciamo metto dei riferimenti su cui io poi lavoro. Al momento non sto lavorando, quindi ci sono riferimenti di lavori in stand-by o vecchi. Qui abbiamo la mia sorella Paola, di cui ho parlato prima, che mi fa compagnia questa sera allo studio. Che non vediamo, sei in alto? Opa, Abbassa un po'. Eccola Paola, ciao. ecco. Abbiamo delle icone che non posso Guarda. fare a meno di vedere, la Volpe, Twiggy. Twiggy, Grande. una delle mie artiste preferite che è Gaia Light, non so se si vede il quadro, se riesco a Sì? inquadrarlo. E poi tanti compagni qua, un assembramento, Di teste. non si può neanche oggi, non ce lo scordiamo, non si può, di teste però. Mascherine, mascherine. Mascherine, Grande. esatto. Beh, grazie per averci fatto fare questo giro. Caspita. È un piacere avervi Senti, quindi ospite. grandissima emozione, forse un premio estremamente importante, uno dei più importanti sicuramente a disposizione per un artista del tuo calibro, però qua, tam! Eccolo un altro subito, no? Questo è sì, come dicevo prima, è il Lola. Detto così un po' anche alla Toscana, il Lola. Lola è il premio dell'Accademia tedesca, della cinematografia tedesca, e che è arrivato con un lavoro molto bello, che si chiama Caspita. Manifesto. Qui, non so Manifesto. se, ma Kate Blanchett credo che abbia vinto anche lei, vero? In quella circostanza? No. No?
No, no, Beh, ma no, perché forse la meritavi vabbè, più tu di me, forse. perché no, vabbè, no, perché c'erano anche altri film, Ah, quindi voglio dire, allora, c'era. lasciate che vi spieghi che cos'è questo manifesto. Questo manifesto è una prova di recitazione pazzesca, dove però la prova di Parrucco è altrettanto, forse fa tremare i polsi, perché la stessa attrice presenta 13 ruoli differenti, con 13 profili sociali differenti, tutti credibili, con un lavoro enorme, Massimo. Mamma mia. Poi quando mi hai detto che l'avete provato praticamente niente, Qui sta il paradosso, il fatto di aver fatto un lavoro così grande in così poco tempo. Questo è stato, la filmazione è durata circa 9 giorni. 2 giorni prima della lavorazione abbiamo fatto le prove con una cassa di parrucche praticamente, perché Kate arrivava dall'Australia in quel momento e arrivava solamente 2 giorni prima del Del girare, riprese, delle wow. riprese. E quindi ci siamo, diciamo, tuffati dentro questo tunnel con tutte queste parrucche. E naturalmente non posso non nominare Maura Gross, che è una truccatrice straordinaria, che ha fatto il trucco, vuol dire, totalmente incredibile, cambiando denti, cambiando con la mascherina di denti, cambiando la morfologia, cambiando il colore degli occhi e poi con un trucco eccezionale. E i capelli hanno naturalmente contribuito, come parlavo prima, no, a dare identità diverse al regista che Julian Rosfeld, che mi scriveva già mesi prima di incontrarci, e ogni email arrivava per ogni personaggio descrivendone che lingua parlava, a che ore si alzava, dove viveva e raccontando la vita di questo personaggio, perché qui si racconta, non prendiamo delle figure iconiche a cui dobbiamo solamente o dobbiamo o copiare o andare dietro. Qui c'era proprio da dare un linguaggio, praticamente, da scoprire un linguaggio per ogni personaggio con i capelli e il trucco. E è stato un lavoro entusiasmante. Beh, immagino. Cioè, io quando mi hai descritto questo lavoro, ho pensato a fare un po' di ricerche, ho visto le trasformazioni. La cosa che mi ha colpito è che queste tue trasformazioni non sono per niente calcate, cioè, sono totalmente credibili, cioè sembrano veramente la persona, non voglio dire qualunque, però la persona proprio che tu ti immagini di incontrare, non il personaggio che rappresenta quel ruolo. Quindi incredibilmente bello, Esatto, lì fantastico. era proprio l'intento, vuol dire, se mi dici questo vuol dire insomma che è stato raggiunto. Era proprio quello di, sai, delle volte devo dire che nel cinema, quando cerchiamo di rappresentare una realtà, no? Di essere realisti, dobbiamo, specialmente chi, parrucchieri o truccatori, devono avere un self-control dell'ego, no? Quindi non fare sì che il capello, diciamo, superi o vada in un'altra strada del personaggio che è nato, ma che lo accompagni, che ci sia E questa armonia. tu sai che io sono 20 anni che combatto con l'ego dei parrucchieri, perché io li amo, ma so che l'ego a volte è una zavorra che li rallenta a volte, perché si mettono talmente prima, e quindi quello che tu dici mi piace perché si riflette anche poi nella vita di salone, cioè di fatto è così. Poi nel tuo caso, vedi che è interessante perché una delle difficoltà del parrucchiere è il lavoro in team, no? Lo devi fare il lavoro in team perché è una squadra dove nel cinema
tu sei uno delle ruote importanti, però poi alla fine ci sono degli altri che decidono a volte con i quali bisogna per forza coordinarsi, cioè il trucco, la regia, tutto quello che le stesse attori. Esatto, ha a che fare con più sensi in realtà, perché più elementi e sensi, perché poi sì, hai a che fare a stretto contatto con, diciamo, il team visivo, nel senso che del direttore della fotografia, DOP, il costumista, il regista, comunque il sogno dell'autore che ci accomuna tutti, cioè noi non è che seguiamo delle interpretazioni di una sceneggiatura. Al momento che tu accetti un lavoro e leggi una sceneggiatura, ti fai una tua immagine, un tuo sogno, una tua idea, ma questa poi la devi, come dire, non distruggere, però la devi mettere da parte, perché devi assimilare l'intenzione dell'autore che cerca di raccontare qualcosa, che racconta. Senti, E ti tiro fuori un poi attimo dal... Ops. No, dimmi, no, vai, vai. no, No, poi ti volevo dicevo, tirare fuori un istante oltre. dal cinema, ma... Sì. perché volevo farti vedere questo che mi hai mandato. Che mi ha molto colpito, perché me l'hai mandato così, pam, secco. Io l'ho guardato, ho detto... Vedevo queste facce, serene, anche divertite. E ho detto, ma cos'è questo? Non è il cinema, cos'è? E che cos'è alla fine? Questo praticamente è un percorso sperimentale iniziato circa un anno fa, o poco più di un anno fa, con cui ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi Rosalba Semeraro, non dico tutti i nomi perché non me ne voglio scordare, non mi voglio scordare, ma dove abbiamo fatto, diciamo, abbiamo intrapreso questo percorso sperimentale sulle parrucche, su un argomento che può essere diciamo, in questo caso. Vediamo sulla terapia di arte terapia di psicologia. È un diciamo un esperimento che ha risvegliato nell'intuito anche delle psicologhe stesse che mette alla prova una persona nel cambiamento della sua identità, nella sua percezione, nel suo linguaggio del proprio corpo, perché dovete sapere che una volta che ci mettiamo una parrucca e facciamo passare, facciamo decantare quei secondi, quei minuti di ridicolo che ci sentiamo, poi questa parrucca ogni tanto si assorbe, diventa parte della nostra e a sua volta la nostra postura, il nostro modo di parlare cambia. Io non so se l'avete notato, non so se l'ho fatto, però di solito capita anche a me. Se mi metto una parrucca lunga, i movimenti del mio corpo cambiano, le gestualità. E questo ha portato a, diciamo, che questo esperimento, diciamo, ha portato a individuare, diciamo, la mia ragione, che è quella di promuovere un workshop che sia più introspettivo per i parrucchieri più che per i clienti. Cioè, Io voglio farlo dare con te questo, io voglio la assolutamente farlo possibilità con te. ai parrucchieri di mettersi nelle vesti di chi li si siede sotto, no? Di chi li si mette nelle mani. È una sensazione, che è un piccolo percorso, importante però, che ti rivela sensazioni e percezioni che altrimenti le possiamo solo pensare, ma vivendoli sulla pelle, hanno un effetto abbastanza stravolgente, devo dire. Stravolgente. Bello, È molto bellissimo. interessante. Tra l'altro, guarda, il tema della parrucca, questa è la nostra quarta puntata, è venuto fuori diverse volte, sia proprio come interesse in generale, perché molti fotografi ne fanno un grande uso, ovviamente, abbiamo parlato di Tim Walker, però anche proprio come desiderio di tornare all'utilizzo della parrucca proprio per il cliente, no? E tanti hanno manifestato molto interesse perché... È un po' un tema abbastanza oscuro per chi non fa la moda, cioè per l'utente più tradizionale. Esatto. Senti, che ora abbiamo fatto? Le 21:40.
Io non voglio scordarmi di dire le cose bellissime che hai fatto anche in Italia, perché tu hai lavorato con Virzì, citavi la prima cosa bella, hai fatto i moschettieri, che era un'altra cosa interessante, perché io e Massimo ci incrociamo ogni tanto quando lui mi dice sto facendo questo film, e allora ci scambiamo prodotti, per la gioia anche di stare in contatto, devo dire la verità. Esatto, Questa esatto. non è una trasmissione di prodotto, perché non parleremo di prodotto. Però mi fa sempre piacere poter essere nella tua borsa, ti dico la verità, per me è un motivo di grande orgoglio. Poi, grandi produzioni, anche, dicevamo, straniere, americane, Escobar, quindi di nuovo Penelope Cruz e suo marito, Ave Bardem, altra grande produzione, Netflix credo l'abbia distribuito recentemente. Penso sia sì, o Netflix o Amazon, non lo so, non me lo ricordo No, esattamente chi lo, in che sicuramente piattaforma è Netflix. adesso. Sì, è che, Sicuramente. sì, che anche quello è stato un lavoro, diciamo, divertente, ma nello stesso tempo sofferente, perché comunque si racconta di un dramma, di questo, di un dramma, di una storia famosissima di Escobar, di Pablo Escobar, dove Javier interpretava lui e Penelope, la sua amante, che è questa giornalista Virginia Vallejo. E comunque, vorrei dire, la sceneggiatura e la storia è inquietante. Insomma, portarsela tutti i giorni dietro è stato molto pesante, però nello stesso tempo leggero, perché il travestimento era così forte che al momento della giornata, della fine della giornata, le persone si smascherano e ritornano a essere, diciamo, in parte se stesse. Quindi. Poi tu, altra grande produzione, che è Third Person, con degli super super nomi, cioè Polaghis, sì, no. James Franco, cioè Sì, grande James produzione. Ma Franco, in esatto. Italia, vero, però, in parte prodotto in Italia, girato in Italia? No, è stato prodotto interamente in Italia, tranne forse qualche scena di esterno a New York, ma è stato prodotto tutto in Italia, e lì ho avuto l'opportunità di incontrare anche miti del cinema come Kim Basinger, Bill Basinger, o Olivia Wilde. Wow. Cioè, è stato veramente una bella Beh, avventura, un bel. tu tra gli scalpi è anche De Niro, diciamo, che non De è. Niro, sì, in un film divertente di Giovanni Veronesi, che era il Manuale d'Amore 3, e aver fatto un incontro con lui è stato, diciamo, emozionante. Emozionante perché mi sono ritrovato a pettinare tra le mani, a un contatto così intimo, un personaggio che è storia del cinema, o almeno per me. Con un'assoluta eleganza, modestia e gentilezza. È Wow. stato veramente un piacere, perché poi quando incontri questi personaggi, la cosa bella è la rivelazione, cioè ci sono personaggi, cioè, sono persone naturalmente, no? Che hanno, però quando c'è la rivelazione che sono buone persone, comunque sono persone intelligenti, che sono persone, allora chiaramente dai tutto il valore della stima che avevi fino a quel Ma poi momento, ed è gigante. i capelli sono quella cosa incredibile che crea una relazione intima tra due estranei, anche quando quello seduto, il cliente, ha un'estrazione sociale, economica estremamente importante. Cioè, io ho visto veramente creare delle confidenze, dei rapporti straordinari. Cioè, sembra proprio quel legame, no? Più che la fibra, più che il wifi e il Bluetooth, i capelli sono una fibra Esatto. meravigliosa. Direi Senti. che è un rapporto molto delicato e intimo, sì. Mi sta cominciando a venire un po' di ansia, perché vedo il cronometro che Che gira e ho mille va cose da avanti, sì. chiederti. Allora, ti ho detto, ti bombarderò con alcune immagini iconiche del cinema, no? E me ne sono selezionate alcune che adesso te le sparo a bomba, visto che tu sei proprio questo esperto. Però tu subito me ne hai sparata una indietro e voglio partire da questa. Perché mi hai detto, allora te ne mando una anch'io. Eccola.
qui immaginavo, la pensa te. bellezza. La bellezza, la bravura, un'icona pura per me del cinema italiano, anche se non è italiano, anche se non è l'unica naturalmente, però è, diciamo, e la, diciamo, una certa modernità anche, fra virgolette, proprio della sua capigliatura, della sua acconciatura, dei suoi capelli o di come li portava, perché poi l'attrice non è solo il parrucchiere, è l'attrice che comunque essendo una persona i capelli li fa, li dà vita, li dà un senso, li dà. Vabbè, questa texture è una modernità pazzesca, pazzesca. Cioè, sembra un'immagine fatta un minuto e mezzo fa, è meravigliosa. Guarda, ti ringrazio per aver portato questa immagine perché anche è un'icona italiana che spesso viene un po', non dico dimenticata, però non viene presa così tanto a riferimento come invece meriterebbe, probabilmente. Come invece all'estero. È Invece, vero, è vero. sì, per Vabbè, esempio sono con sembrato in Penelope, Francia. in Francia, in Spagna, o comunque all'estero, diciamo, ci sono. Io ho preso tante volte dei riferimenti su Anna Magnani, sulla Loren, su Monica Vitti, chiaramente si parla anche di periodi diversi, ma non troppo lontani. Il periodo storico cinematografico italiano è di forte riferimento proprio anche proprio sui look, non solo Certo, sì, una sulla meravigliosa. cinematografia. Allora, sei pronto ai miei? Mi spiace, ti devo chiedere scusa subito. Perdonami. Allora, ti sparo subito sui Suicide Squad per Bellissima. il punk, il fluo, il bleach estremo, Sì, la qui durezza. la durezza. Qui mi devo permettere di aggiungere il fatto che questo look è stato disegnato da un truccatore italiano con cui ci ha vinto l'Oscar con questo film, che è Alessandro Bertolazzi. Il Ah. parrucchiere era sempre italiano, si chiama Giorgio Gregorini, che conosci sicuramente. Sì. E hanno fatto un lavoro strepitoso. E lei Sì, è certo. una bambola, Ora una Barbie. il film io non me lo Rotta. ricordo affatto, però questo è veramente Sì. un calcio, non dico dove, veramente potente, Sì, veramente sono quelle cose potentissimo, sono disturbanti. d'accordo. Ullala, io penso che mi sono fatto un ciuffo così nel passato. Danny Puoi Zuko! sempre. Beh, Puoi certo, venivo da sempre in te, qualche ovviamente. maniera, sì. Beh, Qui ti stupendo, presento Olivia. Sandy. Certo. Beh, il Stupendo. riccio, in questa stagione il riccio è... In giro si vede solo riccio, praticamente. Esatto, Meraviglioso. esatto. E Sarebbe il ciuffo rockabilly, sia uomo che donna. sì, Molto. il ciuffo, sì, è molto interessante anche che si riproponga e si riveda sulla donna. È molto Ah sì. Attenzione, interessante. Sì. scusa se vado avanti e indietro nel tempo, No, no, va bene. perché Comunque, sai, sono icone che oramai non hanno neanche più tempo, direi. Sono così universali, così. questa Beh. è la battuta di Garren sempre, che lui dice: sono talmente stufo di sentirmi chiedere qual è il taglio della prossima stagione che dico sempre il Bob fin dai tempi di Cleopatra. Gran paravento, perché insomma, voglio dire, in realtà qui poi in questo c'è storia e c'è attualità dell'epoca stessa in cui hanno fatto il film e chiaramente anche il Bob, come qui lo vediamo a una regina, è un segno di potenza, un taglio E sopra la comunque spalla. Sì. il braiding, l'accessorio, il Gli gioiello. accessori, questa la frangia, beh, se possiamo chiamarla frangia, insomma, è veramente un'immagine fortissima. Adesso faccio una domandona, eh? Ma parrucca o capelli suoi? Beh, senz'altro parrucca. Anche Grande. perché a parte che all'epoca, tuttora nel cinema, ma proprio all'epoca la parrucca era, diciamo, dalla norma del giorno,
Ogni film aveva la Certo. sua parrucca. In più, le parrucche, anche se tante cose le puoi fare con i capelli, però i capelli di una persona, di un attore, hanno una natura. Se te le vuoi portare ad altro, non sempre lo ce la fai, perché o sono fini o non hanno, o non sono ricci, non basta una permanente, ci vuole proprio la forza di una natura diversa. Certo. Beh, poi lei con questa acconciatura, poi con questo ruolo, cioè, è diventata Alice Taylor, cioè proprio l'esplosione. Esatto, sì. Di nuovo cambio di secolo. No, sì, cambio di secolo. No, questo è Beh, sì. 97. 97, quindi no, in 97. realtà 97, Luc Besson. Quintessenza. Stupenda, Mila Jovovich, stupenda. E anche questo è diventato un colore iconico nella... Che, vabbè, Tra... non che non ci fossero stati, Allora, però... io ti dico la verità, cioè, adesso poi sembra fanguestardi che come preparato, mi sono andato a rivedere il film perché ci tenevo particolarmente e la parrucca, questa Lilo, questo personaggio, ha un dito abbondante di crescita, eccoti Matteo, Dicevi? quindi Un dito abbondante di crescita. un dito di crescita, ce l'hai? Già, guarda lì. E... Cioè, è un film pazzesco per i riferimenti. I riferimenti dei capelli sono incredibili ed è tutti gli outfit sono tutti disegnati da di Jean-Paul Gaultier. Per cui vi consiglio di vedere questo film. Nella sua sciocchezza, perché poi è un film d'azione, no? C'è Bruce Beh, Willis scusa, no. che spara su un pazzo Sì. imitando Guercella. Però, d'altra parte, lei è icona, musa di Peter Lindbergh, buttatelo via, insomma, proprio uno stupido. Vabbè, so che vi ho quasi stancato di farvi vedere questa foto di Mia Sì, Farrow di che Rosemary Baby. ritorna. Però, vabbè, non può non essere citata, non può non essere rivista, diciamo. Il merito di portare il parrucchiere al cinema, questo, eh? C'è proprio il parrucchiere da Esatto. salone, intendo, Vidal Sassoon. Sì. Infatti ho seguito gli altri incontri dove se ne è parlato, diciamo, in maniera molto chiara e aneddoti. Bella, qui sono stati parte anche di me, i miei riferimenti sugli abbracci spezzati con Almodóvar. Dove c'è un film nel film, dove Penelope interpreta un'attrice in un film, dentro il film, e ha vari cambi in un test prima di iniziare a girare, tra cui c'è anche questa esatta pettinatura, più o meno, con un parrucchio, naturalmente. Ovviamente, ovviamente Audrey Hepburn. Di nuovo Ricci. Giulia, Ricci, freschi, beh. Però guarda, Sì. ti voglio portare più nel tuo mondo. Sì. So che sembra... E qui lo sapevi che mi piace, qui sapevi che toccavi un punto sensibile per me, perché questo film è un film che mi ha non stravolto, però mi ha emozionato a livello visivo, estetico e specialmente proprio la cura in cui Maria Antonietta è stata pettinata, la cura nel senso dello stile, che possiamo dirlo anche, Cioè, Odette Gilbert. non c'è niente di d'epoca, è qui. Non c'è Cosa c'è niente di, qui? è totalmente moderno, ma trattando i capelli come materiale. Come materia più che materiale, come materia, come tessuto, che abbiamo già sentito questa frase da Dora Roberti nelle Bravo, conversazioni, che mi è bravissimo. piaciuta tantissimo, Lei è forte. Lei. Potreste trattare. fare una cosa con le parrucche, voi due, si viene fuori una roba Ai. epocale, ragazzi. Guarda che mi viene da portarti in mezzo ai quattro elementi, questa parrucca, te lo dico. Comunque, nel dubbio, Marie Antoinette di Sofia Coppola. Sì. Sì, la Ricci? Dorothy, che è stupenda e beh, sai, l'icona è lei, ma l'icona anche per me nella sua immagine, non so per me,
Per tema, io sono legato molto dalle sue scarpette rosse, più che dai capelli in questo caso, dalle Vabbè, sue intinta coi scarpette capelli, dai. rosse, in tinta con i capelli. Naturalmente, Mago di Oz, Judy Garland. Una cosa interessante potrebbe essere che questo è il primo film a colori in distribuzione. Quindi le sue scarpette, se voi leggete il Mago di Oz, sono argentate. In realtà, per non farle argento, che sembravano in bianco e nero, la produzione ha deciso bene che non bastassero i capelli, ma anche le scarpe rosse. Quindi scarpette rosse. Certo. Di nuovo Certo. Cleopatra, qua Foxy Cleopatra di Austin Powers, lei è Beyoncé. Beh, Austin Powers, grazie. Io ce la Grazie. metto tutta, ce la metto, sono pronto, ce la metto tutta. Sono tutti i miei amici qua che mi aiutano. Oddio, non so, dobbiamo Sì. rifarla, Massimo. Beh, queste pettinature sono bellissime. L'afro, il capello afro, io sono. È così, è dinamico come i loro corpi quando danzano. C'è lo studio 54 questo, eh. Questo è. Cioè io già ti vedo con quegli stivali argentati, col tacco anche con un po' di plateau davanti, eh? Fare Chissà. le freak, Perché no? freak Perché no? out! Magari. Va bene, i Il Tenenbaum, Tannenbaum. siamo troppo di corsa, fammi andare su cose più. Vai, Dai, vai, guarda, vai. Sì. Eccola. chiudiamo con questa. Di nuovo il Bob. Beh, lei, anche questa è un'immagine potente e significativa, per quanto comunque il film era tutto così forte, così potente, bello. Senza Lei è trascurare il tremendo Bob che è anche travolta, perché anche travolta Ah, lì si è un po' sì. intafonato. Esatto, anche Travolta c'aveva il Bob. Sì, lo so che non abbiamo tempo, però mi devo mettere un Bob per onorare Travolta. Eh sì. Non proprio così, però insomma è sulla Beh. via del riconoscimento. Mamma mia, Pulp Fiction ovviamente, sì, hai ragione Fiction. Carlo. Allora, non ci dimentichiamo, noi diamo per scontato, ma Ah, Pulp beh, Fiction è una grande. certo. Vabbè, guardate, mi gioco l'ultimo riferimento cinematografico, anche perché è mancata da poco, Carrie Fisher Carrie Fisher, con le Star due Wars, brioche le della due brioche, principessa. quanto ha fatto innamorare con quelle due brioche, sì, è vero. Tolte, e qui è un caso proprio che. Tolta l'acconciatura, scomparsa l'attrice. È vero, sì. Succede, E poi. succede, è successo più volte che in grandi film gli attori hanno avuto un gran successo, però ne sono rimasti talmente legati. Io ho avuto l'opportunità di lavorare con Malcolm McDowell, che è il protagonista, Alex di Arancia Meccanica. Wow. E lui, proprio lui stesso, mi raccontava che dopo gli anni successivi smise di lavorare proprio perché era legato talmente a quel film che non aveva proposte, o se ne aveva, ne aveva legate allo stesso filone Genere, filone. di genere, capito? Quando hai lavorato con Kubrick, come fai a stare nello stesso genere? Diventa Esatto, complicato, diventa complicato. Senti, esatto. Che bene. il nostro tempo ormai volge al termine. La notte del parrucchiere vivente è bella, ma è breve, e vedo l'alba in lontananza e tocca rientrare. Allora. Anche perché domani ci Domani sono i saloni aperti, non lo dimentichiamo. Insomma. vai a farti fare la messa in piega? Domani vado a farmi la messa in piega. Io ci vado con i modelli e gli dico, li voglio così. Oddio, questo lo voglio anch'io. Vedi, che stimo, che stuzzico. Ci tocca veramente Bene. salutarci. Io, Massimo, non so come ringraziarti, cioè sono stato veramente super bene, mi sono divertito, sei un grande, veramente te lo dico di cuore, grazie, a nome anche di chi è a Grazie a casa, te. di chi ci vedrà nelle storie, nei IGTV, è stato veramente pazzesco. Ragazzi, grazie, io penso che voi stiate ringraziando
Ma sento Grazie, che. ma no, grazie a te, grazie a chi ha ascoltato, che mi ha fatto così onore di avere questa partecipazione. Sono molto, molto contento. Grazie, veramente. Senti, ti abbraccio forte, abbraccio tanto anche i nostri amici a casa che domani partita numero 2. Grazie davvero, ci abbiamo 10 secondi, ci dobbiamo salutare. A presto, spero presto il prossimo Grazie. film, ma molto prima anche. Un abbraccio grande. Una